Buongiorno Fagnano, eccoci col video dell'amministrazione comunale del venerdì. Partiamo col dire che oggi è il 1° dicembre e si celebra la 35esima edizione della giornata mondiale per la lotta all'AIDS, istituita nel 1988 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È una giornata molto importante che ci fa riflettere su ancora questa malattia che è presente in mezzo a noi, non è stata sconfitta, anche se le cure nel tempo l'hanno sicuramente resa meno violenta, però è importante in questa giornata continuare a riflettere sempre su questi virus, su queste malattie che fanno parte della nostra vita e sulla prevenzione per cercare di combatterli nel migliore dei modi. Una comunicazione di servizio: lunedì la GIASC, l'azienda gestione aziendale servizi comunali che attualmente si trova in via Sereni, cambia sede ed entra nella nuova sede di via Rosmini 8. Gli uffici saranno aperti regolarmente nella nuova sede, non cambia il numero di telefono, non cambiano gli indirizzi mail, cambia solo la sede strutturale. È l'inizio di quel giro che avevamo annunciato tempo fa del cambio di sede, che porterà poi la polizia locale ad avere la sua nuova sede di comando all'interno dei locali di via Sereni. Gli eventi del fine settimana: partiamo con la mattina di domenica 3 dicembre con il tradizionale mercatino degli hobbisti che si trova in Piazza Repubblica, Piazza Mercato. Nel pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17.30 l'Associazione Negozianti Fagnanesi propone Natale con noi in Piazza Alfredo di Dio, cioccolata, panettone, vin brûlé e l'accensione alle ore 17 dell'albero di Natale e delle luminarie. Sempre nel pomeriggio, allo spazio Optium, l'albero magico, attività per grandi e piccine. Lo spazio Optium si trova in via Patrioti. Sempre domenica, nella sala pluriuso della biblioteca, il circolo poetico Alba presenta la nuova silloge di Annita Mineo. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.